Gli autori del documentario italiano. Pellicole riproposte da Rai Storia e commentate dallo storico del cinema Marco Bertozzi. Quella del documentario italiano fra il 1945 e gli anni 70 è una storia che arriverà a produrre migliaia di film, 14.000 titoli e soprattutto a scolpire degli immaginari molto forti che associano rigidamente all'idea di documentario quella di cortometraggio. Oggi parliamo di Gianfranco Mingozzi. Nasce a Molinella, in provincia di Bologna, nel 1932. Dopo la laurea in giurisprudenza, si iscrive al Centro Sperimentale e comincia a lavorare nel cinema come assistente di Federico Fellini ne La dolce vita e poi di René Clément ne Che gioia vivere. Arriva al lungometraggio con Trio nel 1967, film inchiesta sui giovani, e l'anno successivo Sequestro di persona, che tratta del banditismo sardo. Lavora anche come regista per la TV. Collabora con Luciano Berio per l'inchiesta a puntate C'è musica e musica, 1972. E compie un ritratto dell'attrice del muto Francesca Bertini in L'ultima diva, 1982. Il suo ultimo lavoro cinematografico è il film del 2000 Tobia al caffè. Muore a Roma nel 2009. Gianfranco Mingozzi è uno dei più importanti documentaristi italiani. È segnato sia dall'esperienza demartiniana che dal contributo di Zavattini. Nel 1961 Mingozzi abbandona il set di Boccaccio 70 di Federico Fellini per raggiungere la cattedrale di Galatina in Puglia. Il film che realizzerà Gianfranco Mingozzi si chiama La Taranta e sarà uno dei film più importanti proprio del filone cosiddetto demartiniano. Negli anni fra il 62 e il 63 Gianfranco Mingozzi è in Sicilia e sta cercando di dirigere un suo film lungo dal titolo La violenza sulla mafia, in particolare sulla figura di Danilo Dolci, che cercava di contrastare appunto i poteri mafiosi siciliani. Il film aveva la produzione di De Laurentiis ed era sceneggiato da Cesare Zavattini. In realtà sarà un progetto che non andrà in porto e che contribuirà ad appassionare Gianfranco Mingozzi alle sorti della regione. Il Putto, regia di Gianfranco Mingozzi, 1964. Nel processo di liberazione dalla voce narrante tradizionale, Il Putto è un film importante che attraverso la figura del montaggio alternato ci offre pienamente una messa in forma simbolica della condizione di vita dei bambini di strada nella città di Palermo. Palazzi barocchi in rovina a Palermo si nascondono in vicoli rigurgitanti di bimbi piccoli oratori dove lungo le pareti di gesso è fermata la vita che scorre di fuori,
immutabile oggi come ieri. Thank you.
Il film ci mostra una sorta di passato che non passa, i resti della Seconda Guerra Mondiale, le case ancora bombardate, i detriti trapuntano una città in cui i bambini già piccolissimi giocano da soli. Li mali mistieri, regia di Gianfranco Mingozzi, 1964. Gianfranco Mingozzi sente l'esigenza di impreziosire i suoi film attraverso la collaborazione con degli importanti letterati. Nel 62, per La Taranta, chiede quindi a Quasimodo di scrivere un testo che accompagnasse il film, così come nel 1965, per il film Con il cuore fermo, Sicilia, chiede a Leonardo Sciascia di scrivere il commento. E anche nel film Li mali mestieri, le urla e le voci di strada si sommano al commento di Ignazio Buttitta, che attraverso una serie di detti popolari e di proverbi dialettali ricostruisce appunto questa ricchezza urbana. A Palermo per campare l'uomo inventa i misteri. I mestieri l'uomo inventa, mangia pane e si contenta. E per fare tutto chissù, né licenza né permesso. Faccio bimbe ad un carretto,
un carretto di pallone. Non ci servono per gioco, non le mandano alla luna. Fanno cambio di merce con bottigli e robe vecchie. Non le danno per denari, non le mandano alla luna. I capelli delle donne nelle mani allo cordaro fanno trecce longhi, longhi, corde e spago di scarpare. Amore, che stiamo tirando? Oh, 20.000 lire, un numero 30 lire, stiamo da lo deve so. Avanti signora, appena si vende si porta subito. Do, un numero 30 lire. Vedi che sono 20.000 lire, stiamo tirando. Avanti che volte per so, stiamo tirando, eh? Volte per so. Con la riffa pane e pasta vi mangiate. Vi potete divertire. Un biglietto, 30 lire, 30 lire. A 1.000 numeri, eh? La gradiglia con lo fuoco fuma assai e carne poco, fuma assai e carne niente, son budella duri ai denti. Lungitore al lento passo, una latta d'olio e grasso, 10 lire una passata e guadagni la giornata. E girando per i quartieri aumentano i mestieri. L'indovina legge attenta nella mano e storie inventa. Fa San Giuseppe, ce lo fa l'addobbatore, paramenti, draffe e fiori, con l'altare e le candele, una chiesa e lo cortile. Quando l'erno maturo arrivavo di San Giuseppe glorioso e pio, lo figlio grande ammalato ci cascava e lo ci moriva lo figlio grande e lo mercanti. Venga a restare un mare di candi, lo mercante da costesi ne sapete. Nato che dato Dio che... San Giuseppe protettore, sono qua i suonatori. Vi facciamo la suonata, più la grazia desiata. Lo figlio mezzano, ci muoio. Chi domanda libertate per lo figlio carcerato, chi domanda lo travaglio per il suo disoccupato. E pregando con fervore, non lo sa per lo devoto, che lo santo non è padrone e non è collocatore. C'è una figlia non c'è vaglia, c'è una figlia non c'è vaglia, per voi è fatto spendersi un viaggio, e lo San Giuseppe per me! Viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe!
c'è chi spiccia le faccende, niente compra e niente vende. Noi ci troviamo a spicciare faccende per spicciare appunto le faccende a quelle che non sono capaci di spicciare. Spiccia faccende oppure affarista, perché fanno gli affari. Cioè, certificate, stati di famiglia, residenze, matrimoni, atti notori, fedi di morte, fedi di vita. Quelli che non sanno leggere e scrivere si rivolgono a uno spicciafacente. Quanti potranno essere? Ma ce ne sarà a metà città. Un mestiere trovato così, involontario, perché non è proprio questo il mio mestiere. E mi ho deciso perché sono vecchio, sono inabile, e allora ho cercato questo mestiere. Che manca, Dio provvede con la morte che sorride. Che sorride o l'abbandona, c'è lo sole o c'è la luna. Per campare l'uomo inventa i mestieri, che la fame e la miseria sono due carabinieri. A Palermo per campare, paradiso senza santi, i misteri sono tanti. È stupefacente vedere oggi come attività professionali come quella di ungitori di saracinesche, di spicciafaccende, di venditori di immagini sacre, di addobbatori di apparati urbani religiosi segnassero la vita della città in un affastellarsi anche di voci, di canti, di situazioni estremamente ibride, estremamente ricche proprio per la vita della città. Città. Un mestiere trovato così, involontario, perché non è proprio questo il mio mestiere. E mi ho deciso perché sono vecchio, sono inabile, e allora ho cercato questo mestiere. Vecchi i mestieri sono assai e sono leggeri.
ciò che manca, Dio provvede con la morte che sorride. Che sorride o l'abbandona, c'è lo sole o c'è la luna. Per campare l'uomo inventa i mistieri, che la fame e la miseria sono due carabinieri. A Palermo per campare, paradiso senza santi, i misteri sono tanti. È stupefacente vedere oggi come attività professionali come quella di ungitori di saracinesche, di spicciafaccende, di venditori di immagini sacre, di addobbatori di apparati urbani religiosi segnassero la vita della città in un affastellarsi anche di voci, di canti, di situazioni estremamente ibride, estremamente ricche proprio per la vita della città. La gradiglia con lo fuoco fuma assai a carne poco, fuma assai a carne niente, son budella duri ai denti. L'ungitore al lento passo, una latta d'olio e grasso, 10 lire una passata e guadagni la giornata. E girando per i quartieri aumentano i mestieri, l'indovina legge attenta nella mano e storie inventa. Fa San Giuseppe, ce lo fa l'addobbatore, paramenti, draffe e fiori, con l'altare e le candele, una chiesa e lo cortile. Quando lo giorno maturo arrivavo di San Giuseppe glorioso e pio, lo figlio grande ammalato ci cascava e lo ci moriva lo figlio grande e lo mercanti. Venga a restare un mare di candi, lo mercante da custesi mi sapete. Nato è dato Dio che... San Giuseppe protettore, sono qua i suonatori. Vi facciamo la sonata, più la grazia desiata. Lo figlio mezzano, ci muoio. Chi domanda libertate per lo figlio carzarato, chi domanda lo travaglio per il suo disoccupato. E pregando con fervore, non lo sa per lo devoto, che lo santo non è padrone e non è collocatore. Figlio non c'è voglia, e c'è una figlia non c'è voglia, per voi è fatto spendersi un viaggio.
Gianfranco Mingozzi alle sorti della regione. Il Putto, regia di Gianfranco Mingozzi, 1964. Nel processo di liberazione dalla voce narrante tradizionale, Il Putto è un film importante che attraverso la figura del montaggio alternato ci offre pienamente una messa in forma simbolica della condizione di vita dei bambini di strada nella città di Palermo. Palazzi barocchi in rovina a Palermo si nascondono in vicoli rigurgitanti di bimbi piccoli oratori, dove lungo le pareti di gesso è fermata la vita che scorre di fuori, immutabile oggi come ieri. Il film ci mostra una sorta di passato che non passa, i resti della Seconda Guerra Mondiale, le case ancora bombardate, i detriti trapuntano una città in cui i bambini già piccolissimi giocano da soli. Li mali mistieri, regia di Gianfranco Mingozzi, 1964. Gianfranco Mingozzi sente l'esigenza di impreziosire i suoi film attraverso la collaborazione con degli importanti letterati. Nel 62 per La Taranta chiede quindi a Quasimodo di scrivere un testo che accompagnasse il film, così come nel 1965 per il film Con il cuore fermo Sicilia chiede a Leonardo Sciascia di scrivere il commento. E anche nel film Li mali mestieri le urla e le voci di strada si sommano al commento di Ignazio Buttitta, che attraverso una serie di detti popolari e di proverbi dialettali ricostruisce appunto questa ricchezza urbana. A Palermo per campare l'uomo inventa i misteri. I misteri l'uomo inventa, mangia pane e si contenta. E per fare tutto chissù, né licenza né permesso. Thank you.
un mestiere trovato così, involontario, perché non è proprio questo il mio mestiere. E mi ho deciso perché sono vecchio, sono inabile, e allora ho cercato questo mestiere. Che manca, Dio provvede con la morte che sorride o l'abbandona, c'è lo sole o c'è la luna. Per campare l'uomo inventa i mestieri, che la fame e la miseria sono due carabinieri. A Palermo per campare, paradiso senza santi, i misteri sono tanti. È stupefacente vedere oggi come attività professionali come quella di ungitori di saracinesche, di spicciafaccende, di venditori di immagini sacre, di addobbatori di apparati urbani religiosi segnassero la vita della città in un affastellarsi anche di voci, di canti, di situazioni estremamente ibride, estremamente ricche proprio per la vita della città. Dei bambini di strada nella città di Palermo. Palazzi barocchi in rovina a Palermo si nascondono in vicoli rigurgitanti di bimbi piccoli oratori, dove lungo le pareti di gesso è fermata la vita che scorre di fuori, immutabile oggi come ieri.